appassionati di pallamano, ben ritrovati. Gara 1 di semifinale scudetto qui alla Pallavis. Si affrontano il Pressano, padrone di casa, ed il Fasano, che ha chiuso al primo posto la pool playoff. Un confronto interessantissimo che nasconde diversi motivi di interesse oltre a quelli legati strettamente all'attualità. E gara 1, semifinali che si disputeranno sulle due gare oggi qui a Pressano, nel pomeriggio di sabato la gara di ritorno a Fasano. Chi vince nel doppio confronto accede alla finale. In contemporanea a Bolzano si affrontano Conversano e Bolzano, vale a dire la seconda Conversano e la terza il Bolzano classificate sempre nella pool playoff. Sono in compagnia di Branko Dumnić, allenatore del pallamano Pressano, Pressano che ha già un titolo in bacheca, avendo conquistato quest'anno la Coppa Italia, è una bellissima, possiamo anche definire storica, finale alla Pala San Giacomo di Conversano, dove avete battuto il Bolzano. Sotto questo aspetto, coach, affrontate questa serie di semifinali scudetto con, credo, immagino, molta rilassatezza. Prima di tutto buonasera, ma in rilassatezza no, credo, perché queste sono partite, ora sono arrivate queste partite playoff che contano e credo che possiamo fare bene, ci siamo preparati abbastanza bene. Oggi ce l'abbiamo partita di andata in casa, ma non è che si definisce niente oggi, perché ci sono due partite e dobbiamo pensare oggi fare una buona partita e dopo con calma prepararsi per ritorno. Ecco, vedremo, rivedremo il Pressano che abbiamo ammirato in Coppa Italia in questa doppia sfida contro Fasano? Credo di sì, che abbiamo parlato un po' l'ultimo periodo, abbiamo avuto un po' problemi, qualche infortunio e non ci siamo neanche allenati bene proprio per questi problemi, ma ultimi giorni, come abbiamo fatto, sono molto contento, abbiamo parlato e ora manca questa playoff e credo, ho chiesto ai ragazzi di dare 100-150% ognuno e credo che sì, alla fine arriveranno cose positive. Anche perché si decide tutto in queste due gare, oggi a Pressano, sabato a Fasano, insomma conta poco in questo caso la posizione acquisita nella pool playoff, perché sulla doppia partita senza il beneficio della bella può succedere di tutto. Sì, è vero, non conta, secondo me non conta niente, certe volte è meglio giocare anche prima partita in casa, dopo fare una buona partita e poi andare a giocare fuori casa, dunque non c'è eventuale bella a semifinale, dunque sono due partite. Se per caso vincono due squadre, differenza reti decide, ma speriamo di no. Avete affrontato il Fasano nella pool playoff, avete sbancato la Palazzinzi in maniera anche abbastanza clamorosa nel match d'andata. Al ritorno Fasano si è imposto qui a Pressano. Ecco, che partita sarà tra voi? Sarà una partita dura sicuramente. Noi abbiamo vinto molto bene lì, abbiamo giocato bene a Fasano. Invece qui Fasano ha vinto, meritatamente vinto di un gol, ma hanno meritato di vincere la partita. Sarà una partita equilibrata e, come avevo detto anche prima di playoff, tutte queste quattro squadre possono vincere anche fuori casa. Potendo togliere un solo giocatore al Fasano? Non dovrei togliere nessuno, devono giocare tutti. È meglio per pubblico, meglio per la pallamano. Bene, grazie, grazie. Branko Dumnić, in bocca al lupo, in compagnia di Francesco Ancona, tecnico del Fasano, al quale chiedo intanto buon pomeriggio, coach. Da Pressano a Pressano, e quando dico Pressano mi riferisco alla partita disputata in casa a Fasano e persa dal Fasano contro il Pressano. Quella è stata l'ultima sconfitta, probabilmente non esistono nello sport, però questa è la mia opinione, le sconfitte salutari, però da quella sconfitta il Fasano ha voltato pagina. Sì, buonasera a tutti. È stata la partita della svolta per noi, perché ci ha dato un po' una scossa in un periodo un po' particolare, dovuto anche un po' forse al post delusione della Coppa Italia. Però quella partita ci ha dato la forza per ricominciare, per continuare ad allenarci e pian piano i risultati si sono visti e speriamo di continuare così. Ecco, avete chiuso in crescendo, no? la playoff con una grande vittoria ottenuta al Pala San Giacomo di Conversano, vittoria che vi ha insomma garantito la prima posizione nei playoff, nella semifinale, questo lotto di partite. Però in semifinale quella posizione conta poco, perché si gioca tutto su due partite.
Ma sì, assolutamente. È stata una partita dura, entrambe le squadre ci tenevano a fare risultato, anche per un discorso di prestigio e di posizione in classifica in ottica appunto semifinale. Ora diciamo che le posizioni in classifica si azzerano, soprattutto in queste semifinali dove si gioca su due partite, dove conta veramente non sbagliare nulla, ogni passo falso può compromettere la qualificazione alla finale. Assolutamente sì. Che Pressano ti aspetti? Partito benissimo, probabilmente è con l'esatto contrario del Fasano. Il Pressano è uscito alla grande dalla Coppa Italia, vinta anche con merito a Conversano, ha avuto un avvio di pool playoff veramente straordinario, poi un calo. Al contrario del Fasano, che è partito male ed è arrivato fortissimo. Che partita immagini quest'oggi? Qual è il vero Pressano? Ah, il Pressano è una squadra che non molla mai, e questo è un dato di fatto. È una squadra che riesce a ottenere sempre il massimo delle sue possibilità contro qualunque tipo di avversario. Noi sappiamo che non è possibile giocare con loro se non giochiamo al massimo. Quindi con la giusta concentrazione bisogna affrontare queste due partite, ripeto, senza sbagliare nulla. Perché questa è una squadra che approfitta di ogni calo della squadra avversaria ed è brava proprio in questo, anche perché sono una squadra molto rodata, disciplinata, e bisogna dare il massimo contro di loro. Bene, ci siete? Sì, assolutamente. Bene, complimenti, bocca al lupo, coach Ancona. Insomma, questi sono gli umori delle due panchine. Branko Dumic, peraltro ex della Fasano, e Francesco Ancona, tecnico che con il Fasano ha sicuramente condotto un ciclo anche molto importante, caratterizzato da successi sia in Coppa Italia che in campionato. Ma tutto quello che è stato ora si azzera. Tra pochissimo comincerà la partita, 18:15 il fischio d'inizio. Ci saranno a raccontare la partita, come sempre, Matteo Aldamonte e Sergio Palazzi. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, alcuni comunicati commerciali, e poi ritorniamo di nuovo in diretta qui dalla Palavis per seguire le emozioni, le suggestioni, la bellezza del confronto. Gara d'andata di semifinale scudetto tra Pressano e Fasano. Linea alla regia. Per la pallamano e una certa attitudine a vincere. Pressano e Junior Fasano sono le due protagoniste della semifinale scudetto che apre il ciclo dei playoff della Serie A1 maschile di pallamano in diretta TV qui su Sport Italia. Amiche e amici della pallamano dal Palavis di Lavis, qui a pochi chilometri da Trento, un buon pomeriggio. Tra pochissimo in campo le protagoniste di questa sfida, il Pressano e la Junior Fasano, delle quali abbiamo ascoltato i due tecnici nella prepartita con Marcello Festa. Do subito un buon pomeriggio al mio compagno di viaggio anche in questi playoff, Sergio Palazzi. Buonasera Sergio. Ciao Matteo, buonasera a tutti. Squadre che arrivano a questa partita con un viatico, con sicuramente diverso, un cammino, un percorso, il pool playoff diverso, almeno per le partite più recenti. Il Fasano arriva da 8 successi consecutivi, ha battuto in ultima battuta il Conversano in un derby attesissimo, un derby molto complicato. Il Pressano invece ha vinto una delle ultime 4 partite in lieve flessione, forse la squadra di Branko Dumic, che possiamo dirlo qui in casa stasera in questo primo atto della semifinale si gioca il 70% delle sue chance di passaggio del turno. Dici bene, Pressano nel girone di ritorno ha vinto solamente contro Bologna e Cingoli, quindi con le altre 3 semifinaliste ha sempre perso in questo girone di ritorno, ed è sicuramente qualcosa che nella mente dei giocatori di Dumic resta. Dici bene, perché qui in casa al Palavis oggi Pressano si gioca buona parte delle sue possibilità di qualificazione. L'ha detto anche Branko Dumic in prepartita a Marcello Festa, giocare una buona gara d'andata può essere, nonostante poi il ritorno in trasferta, un buon modo per affrontare la gara di ritorno con uno stato d'animo positivo e diverso. Ritorno in un campo sicuramente complicato per la squadra di Branko Dumic, la palestra Zizi di Fasano, dove però il Pressano ha già vinto in questa stagione, lo ha fatto tra l'altro proprio in pool playoff nella prima gara, nel primo confronto tra queste due squadre, mentre poi nel match di ritorno, come veniva sottolineato nel prepartita, il
Fasano è riuscito ad imporsi di misura, è stata una delle 8 vittorie consecutive che hanno permesso al Fasano di chiudere in testa questa pool playoff. Andiamo a vedere con l'aiuto della grafica le formazioni, entriamo nel vivo della gara, facciamolo partendo dalla Pressana, la squadra di casa allenata da coach Branko Dumbrić, a sua disposizione Matteo Moser, Simone Facchinelli, Nicola Moser, Nicola Fadanelli, Walter Chistè, Simone Bolognani, Adriano Di Maggio, Nicola Folgereiter, Pascal Dantino, Valerio Sampaolo, Ivan Senta, Alessandro Dallago, Alessio Alessandrini e Alessio Giongo, il capitano della formazione trentina. Versante opposto, Junior Fasano, Francesco Ancona alla guida della squadra pugliese con il numero 16, Vito Fovio, poi a seguire Martino Cedro, Flavio Messina, Leonardo De Santis, Paolo De Santis, Pasquale Maione, Demis Radovicic, Andrea Alves, Leal, Giulio Venturi, Guido Riccobelli, Filippo Angiolini, Nicolò Dantino, questi gli uomini a disposizione del tecnico pugliese Francesco Ancona. Assenza in casa Pressano quella di Mariano Bertolezzi, infortunato di lungo corso. Direttori di gara dell'incontro, la coppia di Merano formata dai signori Di Domenico Fornasier, Cioni, delegato FIGH di Bologna al tavolo. Tra poco le squadre in campo. Tra i temi di questa partita, Sergio, sicuramente Pasquale Maione. È stato disarmante nell'ultima partita, quella che proprio qui su Sport Italia abbiamo commentato sabato scorso contro Conversano, ma anche nei due precedenti con Fasano è stato altrettanto disarmante. Un possesso su 4 di Fasano è terminato nelle mani di Pasquale Maione, che ha segnato 16 gol e si è procurato ben 8-7 metri in queste due partite. Dei numeri eccezionali per un pivot, sicuramente il pivot più utilizzato del campionato italiano. Due derby, tra virgolette, all'interno di questa partita. Intanto quello tra Pascal Dantino e Nicolò Dantino, entrambi provenienti dalla Vis, provenienti da Pressano, dalla squadra del Pressano. Pascal Dantino milita ancora nel Pressano, mentre dall'altra parte il fratello più piccolo, Nicolò Dantino, classe 99, è l'ala destra della Junior Fasano, 101 reti per lui in questa partita. E poi c'è un derby di marca pugliese, perché c'è Adriano Di Maggio, conversanese doc, a vestire la maglia giallo-nera del Pressano. Due partite nelle partite interessanti. I fratelli Dantino ovviamente con pesi e responsabilità diverse nelle due squadre. Nicolò alla destra, titolare della squadra. Pascal invece è specialista soprattutto nei tiri dei 7 metri, lo vedremo oggi, e vedremo come in occasione della gara di ritorno proprio qui alla Vis, se ci sarà spazio anche per lui in campo. E poi la sfida su tutte, quella fra Adriano Di Maggio e Demis Radovicic in posizioni di alla sinistra e alla destra, e poi quella al tiro invece fra Adriano Di Maggio e Vito Fovio, compagni sia in nazionale che nelle fila del Conversano anche. Tutto pronto per il fischio d'apertura, attaccherà da sinistra a destra dei vostri schermi in maglia bianca-azzurra la Junior Fasano, si difende in tenuta giallo-nera il Pressano. Primo possesso della gara per la squadra ospite, per la squadra pugliese allenata da Francesco Ancona. C'è Filippo Angiolini in campo, non c'è Guido Riccobelli. Ci sono invece Flavio Messina e Paolo De Santis seduti in cima alla panchina di Fasano, quindi ci saranno due i cambi difensivi del Fasano, che dovrebbe difendere in 5-1. Quindi 7 reti contro il Conversano per Filippo Angiolini, classe 99, originario di Poggi Bonzi in Toscana, origini sportive con la maglia della Poggi Bonzese. Subito un fallo ai danni di Demis Radovicic, si ripartirà allora da un 9 metri con Pasquale Maione a gestire questo possesso. Primo attacco della partita per Fasano, Venturi, Angiolini che ora agisce in posizione centrale, taglio di Radovicic, una soluzione che ha portato ottimi frutti contro il Conversano. Cartellino giallo per Alessio Alessandrini, uno dei perni difensivi della squadra di Dumbrić. Ago della bilancia della difesa di Pressano, perché ha la sospensione facile il pivot di Pressano e quindi deve gestire la sua verve in difesa. Nuovamente il taglio di Radovicic, ora Venturi che va in palleggio per via centrale, attenzione ad Angiolini, c'è la pressione però della difesa del Pressano, e questo è un argomento importante di questa gara. Il Pressano basa sulla difesa, sul dinamismo difensivo le sue partite, sui pochi gol subiti nel corso delle gare. Dici bene, soprattutto la capacità di Alessandro Dallago di dare profondità alla difesa, lo vediamo proprio ora con questo anticipo indiretto che forza la persa. E infatti pallone recuperato dalla Pressano, attenzione a Ivan Senta che cerca Di Maggio con un passaggio un po' lento che costringe il giocatore del Pressano a ripartire da Alessandro Dallago, che poi con una invenzione batte Vito Fovio, conclusione in appoggio. Fovio sarà mosso sull'altro palo, nulla da fare per l'estremo difensore della Junior Fasano. Rivediamo il bel gol di Dallago.
ottimo il sottomano del giocatore originario di Mezzocorona. Fovio aveva anticipato la parata e contato sul muro di Angiolini che non c'è stato per coprire l'altro palo. Nuovamente attacco Fasano che va a caccia del primo gol in questa sua partita. Leal per Maione, attenta però la difesa di Persano, non potrebbe essere altrimenti. C'è il miglior pivot di gran lunga del campionato italiano, capitano della nazionale Pasquale Maione. Venturi a spazio per la conclusione, palla che batte sulla traversa, nulla di fatto, ancora a secco il Fasano. Persano invece che mantiene inviolata la porta di San Paolo. Alessio Alessandrini prova a girarsi, finisce contro il muro composto da Paolo De Santis e Pasquale Maione. Persano e Fasano sono le due squadre tra le sei della pool playoff che hanno giocato meno azioni di gioco veloce in questa pool, quindi sarà importante capire se una delle due vorrà insistere proprio su questo aspetto, alzare il ritmo della partita e provare a sorprendere l'altra squadra. Attacco Persano, il primo sulla difesa schierata di Fasano, perché il gol di Dallago, quello dell'1-0, era arrivato in una situazione di gioco veloce. Ora Alessandrini che gioca d'appoggio, lascia palla a Dallago, poi Dallago prova a fare tutto da solo, torna su Bolognani che tiene in vita il pallone, la finta di Dallago, Bolognani a spazio per la conclusione addosso a Fovio che rimane immobile e riesce a bloccare il pallone. Subito la ripartenza dall'altra parte con Angiolini che va in scavalcamento, viene fermato fallosamente, buono il rientro di Persano. Abbiamo visto due buone azioni sia da una parte che dall'altra, prima con Leal che ha creato per il tiro di Venturi, ora con Dallago che ha liberato Bolognani al tiro dall'ala sinistra. È mancata la precisione al tiro, ma entrambe le squadre stanno iniziando a giocare sui punti deboli delle difese avversarie. Ecco Maione, si muove Radovcic che però non ne riceve il pallone, lo manovra Leal invece che prova la conclusione sotto contatto, lo ferma Senta. 3 e 49 giocati, sempre 1-0 Persano, ma soprattutto c'è Fasano che fa fatica a trovare la via del gol. Venturi, Leal ha provato un passaggio dietro la schiena, palla persa, altro pallone riconquistato dal Persano. Bolognani prova a buttarsi nello spazio, prova a fare tutto in solitaria, c'era forse la soluzione, lo scarico su Giongo, comunque 9 metri e ancora pallone gestito dalla squadra di Dumnic. Senta, con calma Persano adesso. È riuscita in un solo cambio Fasano e quindi difende 6-0. Intanto c'era stato l'improvviso cambio di ritmo da parte di Dallago. Buona l'intesa con Di Maggio. Ci hanno pensato per un secondo in più del dovuto i direttori di gara, ma poi sono andati sicuri verso la linea dei 7 metri. Giudicata dunque fallosa la difesa in area da parte della Junior Fasano, tiro dai 7 metri con Pascal Dantino, uno specialista, entra dalla panchina per portarsi dalla linea e para Fovio, intervento di Vito Fovio che strozza in gola l'urlo dei sostenitori del Palavis. Non cambia il punteggio, sempre 1-0 e quasi 5 minuti giocati, però Fasano non ha ancora segnato. Esatto, sta provando a creare comunque un ritmo basso perché ha generato solamente 2 tiri e una palla persa, quindi pochi possessi, 2 buoni tiri, quello di Angiolini un po' sotto contatto ma molto buono invece quello di Venturi, e poi la persa di Maione. Si continua ancora lì a lottare, arriva la sanzione per Dallago. Ammonizione per Dallago stavolta. Ammoniti i due principali indiziati a difendere su Maione, terzo della lista è Senta, ma Maione resta lì. Venturi, c'è l'anticipo da parte di Dallago che ancora una volta costringe all'errore la difesa. Attenzione al contropiede, Giongo, rete del 2-0, 5-31, ancora una rete in gioco veloce, 2 gol di Persano, entrambi in azione costruita in velocità, ma soprattutto entrambi nati da una palla recuperata. Molto molto bene Persano a sviluppare il proprio gioco in velocità, dall'altra parte Fasano ci sta provando ma non riesce ancora ad essere incisiva contro la difesa di Persano. La carta Rico Belli in panchina, attenzione a Maione che raccoglie il pallone e sblocca il punteggio. Ecco, questo è Pasquale Maione, questa è sicuramente la soluzione che può aiutare nei momenti di difficoltà come questo, come una situazione in cui Fasano non segnava da 6 minuti, può aiutare appunto la squadra di Francesco Ancona.
incredibile la capacità che ha Maione, e non solo parlo dal punto di vista fisico ma anche tecnico, di creare separazione dai difensori, di ricevere palla a una mano. L'ha fatto molto bene, si è girato praticamente in uno contro uno e ha battuto Valerio Sampaolo sul primo palo. Bolognani, poi dal lago va in elevazione Fovio, che si abbassa, riesce a deviare la pallone, palla che è terminata però oltre la linea laterale. Allora ancora possesso a beneficio di Pressano. Bolognani senta, ancora Bolognani dal lago, prova la conclusione Fovio, due volte ha parato, attenzione al contropiede di Messina, bravo Di Maggio nel recupero, e poi però Messina è il più lesto sul pallone sporcato da Adriano Di Maggio. Parziale, mini break di 2-0 da parte di Pressano per ripianare quel piccolo divario che si era creato. 2-2, tutto da rifare dopo 7 minuti. È ancora una rete in gioco veloce, non è una delle due caratteristiche principali di queste due squadre, ma ovviamente sono due squadre che, se viene concesso di giocare in velocità, lo fa. Ora Bolognani che prova ad accelerare, aveva cercato un passaggio su Senta, bloccato però da Pasquale Maione, 9 metri con due pivot Pressano, Senta e Alessandrini sulla linea, c'è la marcatura uomo di Messina su Dallago, attenzione a Bolognani che trova un'ottima conclusione con il braccio sul fianco del difensore, ha rubato il tempo alla difesa e poi Fovio non ha nemmeno visto partire quel pallone, rete del nuovo vantaggio Pressano. Ottima lettura dell'attacco di Pressano che ha subito reagito alla marcatura a uomo di Messina su Dallago, bravo Di Maggio a trovare il tempo di lancio per Bolognani e poi Bolognani a attaccare con il braccio lo spazio fra i due difensori centrali di Fasano e battere Vito Fovio. Conclusione da parte di Giulio Venturi, rete, la prima rete della partita per Giulio Venturi. Attenzione a Dallago che aveva provato un servizio quasi sulla corsa di Adriano Di Maggio, palla che è terminata sui piedi di Radovcic, che per la verità non ha colpe perché correva da quelle parti, palla che gli è finita sui piedi. Tutto questo però ha generato comunque una ammonizione per l'ala sinistra della Junior Fasano e della Nazionale. Attacca allora il Pressano. Bolognani va a sinistra dove c'è Senta. Ancora Bolognani, Senta va a tagliare nuovamente come secondo pivot. Dal lago. Ancora Bolognani, prova la conclusione, l'ultimo tocco è della difesa di Fasano, ancora possesso Pressano, Bolognani nuovamente, Senta che adesso è uscito ancora sui 9 metri, eccolo il terzino croato, Bolognani prova un cambio di direzione per superare Giulio Venturi che lo ferma, tiene la difesa di Fasano, segnalazione di passivo, il pallone largo, attenzione alla conclusione, forzata, difficile per Alessandro Dallago, palla che è terminata alta e allora cerca la velocità il Fasano e Messina che si fa trovare appostato, si muove con ottimo timing, riceve il pallone tutto solo, poi non può sbagliare, rete per il Fasano, 9:41 giocati. Primo cambio per Pressano, c'è Pascal Dantino in campo come terzino destro al posto di Alessandro Dallago che dopo la prima rete in contropiede ha poi commesso 3 errori consecutivi al tiro. Attacca Pressano con Fasano avanti 4-3. Bolognani senta, sotto contatto, continua comunque a giocare il Pressano, Di Maggio prova a risalire, la palla però nella terra di nessuno, ha comunque subito fallo Adriano Di Maggio, allora 9 metri Bolognani, ora Di Maggio, senta, prova ad accelerare, non preciso il passaggio per Dantino, c'è la segnalazione di passivo, ha provato il no look, senta, si arrabbia moltissimo Branco Dumnic in panchina, poteva cercare una soluzione più facile sicuramente Senta, e poi anche tra Messina e Radovcic non c'è intesa, palla recuperata ancora dalla squadra trentina, fallo di De Santis sul tentativo di scavalcamento di Bolognani e Branco Dumnic chiama time out, per niente contento soprattutto della fase offensiva subito della sua squadra. Il time out chiamato da Branco Dumnic, andiamo sulla panchina proprio del tecnico trentino ad ascoltare le sue parole.
Abbiamo detto, quando è passivo, lungo, non dopo due tiri, giochiamo fino alla che tira alla, passaggio a volo, abbiamo detto. Volo, seconda fase, qui non subisci fallo, è rimasto 1, 6 contro 5, eravate prima di contatto, passi alla palla. Raga, dai, Giovanni, oh, ma... Un time out più per fermare il trend negativo della sua squadra che per dare indicazioni reali sul gioco, perché credo anche giusto dopo 11 minuti non sia il momento né il risultato e la partita lo richiede per cambiare piano partita, giusto mettere a posto qualcosa, come ricordare che con l'ingresso di Pascal Dantino Adriano Di Maggio ora è secondo difensore e soprattutto che sul gioco passivo le idee erano diverse da quello che nelle ultime due azioni, peraltro entrambe terminate sotto gioco passivo, l'idea della squadra è quella di giocare in maniera diversa. Sempre 4-3 in favore di Fasano, il punteggio, attacca il Pressano dopo il time out di Branko Dumnic. Bolognani, ora Dantino che viene fermato con vigore da parte da Messina. Bolognani, ora Giongo prova ad alzare i ritmi di questo attacco di Pressano, attenzione allo stesso Giongo che ha cercato la conclusione, aveva ricevuto il passaggio di ritorno da Bolognani, la sua conclusione è stata neutralizzata però da un Vito Foglio sempre molto attento. Bolognani la butta dentro, difficile però per Alessandrini girarsi nella morsa di De Santis e Maione. L'idea di giocare con due pivot, di aprire, di spezzare la difesa di Fasano in due mini 3 contro 3 sui due lati del campo sembra essere un'idea importante per Pressano e quella che a mio parere almeno deve cavalcare per provare a mettere in difficoltà la difesa di Fasano. Alessandrini ha fatto ripartire l'azione, si è alzato intanto il braccio del passivo, chiamato in causa Di Maggio che prova la conclusione con il braccio sul fianco del difensore, attenzione alla ripartenza, il contropiede di Messina per la rete del 5-3 più 2 in favore di Fasano il punteggio. La squadra pugliese dopo un inizio un po' in sordina aveva fatto fatica a trovare il gol, arrivato dopo 6 minuti, adesso si è sbloccata, è entrata in partita ed è in vantaggio 5-3. Si è invece un po' spento con il passare dei minuti il Pressano, soprattutto nella fase d'attacco, possesso proprio per i trentini. Senta, larga la palla per Di Maggio, non è preciso però il passaggio, fa fatica Di Maggio a rimetterla in gioco, ancora Dantino, adesso Dantino va in palleggio tutto facile però per un difensore esperto come Messina. Senta la conclusione murata da Giulio Venturi, riparte dalla linea laterale. Nuovamente attacca sotto passivo Pressano, rischiano di perdere questo pallone i giocatori trentini. Si è un po' spenta la luce nella fase d'attacco in casa Pressano. Sono già 4 le azioni di gioco passivo consecutive che Pressano attacca. Ora con un po' di fortuna Pascal Dantino sul servizio volante di Adriano Di Maggio. Forse c'è stata anche la complicità di Giulio Venturi e non è semplice vedere un autogol nella palla a mano. Rivediamo nel replay, sì, l'ultimo tocco è di Venturi. Aveva letto la giocata Giulio Venturi, è stato sfortunato nel deviare cercando di anticipare Pascal Dantino la palla. Zampata da bomber di razza quella di Giulio Venturi. Scherzi a parte, 5-4 il risultato, siamo al 14° minuto, attacca Fasano. Angiolini sempre in panchina, Guido Ricobelli, ma Angiolini non lo fa rimpiangere perché si prende questa bella conclusione in appoggio, non ai suoi livelli, non impeccabile stavolta Valerio San Paolo, ma il pallone schizzato via dopo aver superato anche un muro non esemplare. 6-4 il risultato, subito si ripropone in attacco Pressano. Bolognani, il cambio di direzione ottimo di Dallago, il doppio cambio di direzione, ha accennato prima un movimento centrale, poi è andato tra primo e secondo, ha ingannato il difensore, per Foglio impossibile intervenire. Doppia finta giocata molto bene da Alessandro Dallago, abbiamo visto solo ora la parte finale quando col palleggio poi supera definitivamente Pasquale Maione sul suo lato forte. Importante il segnale di Dallago, rientrato in campo per Dantino con una rete che tiene attaccata la sua squadra al 15°. 6-5 il risultato, sempre avanti Fasano che attacca. Angiolini
va tra primo e secondo difensore, palla che è terminata però sull'esterno della rete. Attenzione alla pallone recuperato e ha un giocatore in più adesso il Pressano in attacco, perché si attarda a rientrare Angiolini. Conclusione sbagliata che fa infuriare Branko Dumnic. Chiedeva maggiore lucidità nella scelta, nella decisione ai suoi giocatori Branko Dumnic. Pressano era 6 contro 5. Per carità, il tiro di Senta era anche un tiro lanciato da una buona posizione centrale, per quanto contrastato da un difensore, è mancata la localizzazione. Fovio ha decisamente anticipato la parata, si è fatto trovare lì sul palo e ha respinto il tiro del giocatore croato. Tutto questo porta il risultato a restare bloccato sul 6-5. Leal sempre a fare gioco, a dettare i tempi, i ritmi dell'attacco di Fasano. Venturi, taglio di Dantiro come doppio pivot. Venturi accenna all'elevazione, poi va su Angiolini, ancora Angiolini, la butta dentro dove c'è il maglione, la palla resta lì, bravo Dantiro, lesto, veloce a recuperare il possesso. E attenzione perché ci sono gli estremi per una sospensione temporanea, 2 minuti per Alessio Alessandrini, prima superiorità numerica della partita a beneficio della Junior Fasano, quando si gioca da 16 minuti qui alla Palavis. E questo l'avevi detto Sergio, è un ago della bilancia della partita di Pressano, le sospensioni a carico di Alessandrini, uno dei migliori difensori. Dei migliori difensori, soprattutto uno dei pochi terzi, perché poi costringe il Pressano a cambiare difesa, la panchina non è lunghissima, è importante la gestione difensiva di Alessandrini. E intanto Demis Radovcic viene invitato a nozze dalla sua posizione, ha lo spazio, il tempo e il modo per prendere la mira e battere un incolpevole Valerio Sampaolo, nuovamente più due, il risultato 7-5 in favore di Fasano. Attacca Pressano che però gioca con la inferiorità numerica e Dumnic non opta per la soluzione dell'extra player, perciò attacca con Sampaolo in porta e con 5 giocatori di movimento. Valerio Sampaolo in questi primi 17 minuti una sola parata, Pressano è comunque 7-5, quindi Pressano non è così male come può sembrare, almeno dal punto di vista del risultato. Bolognani ora dal lago, attenzione al tentativo di recupero da parte di De Santis, giudicato falloso. E cambio di possesso, palla recuperata dal Fasano. Radovcic prova a procedere in maniera rapida, poi preferisce rallentare per mettere il doppio cambio attacco-difesa con Dantino e Leal, che riprendono posto nella fase offensiva, ridare ordine all'attacco di Fasano. Venturi, Leal alza i ritmi, va su Angiolini che però commette uno sfondamento, è andato dritto addosso al difensore Filippo Angiolini. Rientra intanto De Santis, Angiolini prende posto come secondo difensore dal lago. Sprecata questa opportunità di attaccare con l'uomo in più per la Junior Fasano. Cambio e rientra Alessandrini, c'è Dantino in campo. Senta intanto riceve le indicazioni da parte di Branko Dumnic, ma intanto con un po' di fortuna Simone Bolognani la mette dentro. Ammonizione per De Santis, 18 e 32 sul cronometro, e nuovamente sul meno 1 Pressano 7-6. Abbiamo rivisto il gol da parte di Simone Bolognani che permette alla squadra trentina di restare aggrappata alla partita. Inquadratura per un pensieroso Branko Dumnic. È uscita bene Pressano perdendo il parziale di inferiorità numerica solo per 1-0, poi questa rete di Bolognani, ora riacquisita la parità numerica, tiene la squadra sul meno 1. Leal, la palla per Angiolini, poi Venturi che improvvisamente scarica su Pascal Dantino, ha parato Sampaolo. Vediamo il tentativo di azione in velocità, Senta per Bolognani, viene allargato il gioco su Dallago che la butta sulla linea dei 6 metri dove raccoglie l'invito e lo trasforma in oro Alessio Alessandrini. 2-0 di parziale di Pressano, 7-7 il risultato, para Sampaolo e Pressano pareggia. Importante questa rete perché
Bressano vuole attaccare Fasano durante la sua fase di transizione negativa, durante il cambio attacco-difesa. La zona dove era Alessandrini è la zona di Paolo De Santis. Non ha fatto in tempo, o meglio, non è arrivato subito il cambio. Ha guadagnato quel tempo di gioco Bressano che le è servito ad Alessandro Dallago per liberare Alessandrini. E ora c'è il time out chiamato da Francesco Ancona, il tecnico della Junior Fasano. Andiamo ad ascoltare le parole del tecnico pugliese. Fuori finito. Va bene, fuori sinistra, ehi, pronto a salire. Se la dai, scaliamo per terra. Ehi. Dai. Oh ragazzi, la dimostrazione che questi qui l'hanno fatto già, sono usciti a uomo. Sono usciti a uomo, quindi non ho capito che cazzo. Dai. Time out dedicato all'attacco, quello di Francesco Ancona. Ha chiamato un gioco che ha nelle precedenti volte in cui è stato giocato creato dei vantaggi per l'attacco di Fasano, perché l'adattamento, e ora vedremo se sarà lo stesso di Bressano, è stato quello di andare a uomo sul terzino dal lato del giocatore, dal lato dell'ala di Fasano che tagliava. Vedremo ora come si comporterà la difesa della squadra allenata da Branko Dumic e di conseguenza l'attacco del Fasano. E intanto si è già ripreso a giocare con il possesso della Junior Fasano. Tantino va in uno contro uno, poi Leal, lo scarico dietro la schiena, ma ha commesso uno sfondamento Leal. Cambio di possesso Alessandrini, la pallone per Giongo. 3-0 di parziale e il timeout fa più bene al Bressano che al Fasano. Arriva la rete in velocità sull'errore, sul fallo in attacco commesso da Leal, poi la ripartenza è letale. 8 Bressano, 7 Fasano, torna avanti la squadra di Branko Dumic. Fasano aveva giocato bene questo gioco perché aveva creato superiorità sul lato sinistro, è mancato il tempo della decisione di Leal che aveva la possibilità per scalare prima, Radovicic non l'ha fatto e ha perso palla. Pallone sul palo intanto su questa conclusione di Nicolò Dantino, che era andato a botta sicura, aveva tutte le possibilità per ragionare e battere Valero San Paolo. Sfortunato però il giocatore, anche lui di origini trentine, lo dicevamo in apertura di telecronaca, ha vestito la maglia del Bressano, certo tantissimo a livello giovanile, poi è passato alla Junior Fasano. Errore che non permette a Fasano però di impattare. 8-7 il punteggio. Ora Dantino per Alessandrini, toccato al momento del tiro, si tocca la spalla, dolorante Alessandrini, che però viene subito aiutato a rialzarsi da Vito Fovio, ma ci sarà un sacrosanto tiro dai 7 metri. E la zona di conflitto della difesa 5-1, lo spazio fra centravanti e centrodietro, e soprattutto l'adattamento del centravanti che può mettere in difficoltà questa difesa. De Santis si è ritrovato scoperto a dover gestire poi un terzino e il pivot. Ha liberato molto bene, si è liberato molto bene Alessandrini e si è procurato questo 7 metri che Di Maggio realizza. Cambia il tiratore Bressano e cambia anche l'esito, perché aveva sbagliato Pascal Dantino, invece non si lascia ipnotizzare da Fovio. Adriano Di Maggio che realizza nel replay il gol da parte di Adriano Di Maggio. 9-7 il risultato, più 2 ora in favore di Bressano. Attacca Fasano, Dantino per Venturi, guardate Dallago come esce addirittura sui 13 o 14 metri a spezzare il ritmo dell'attacco di Fasano. Ottimo lavoro di entrambi i secondi difensori in anticipo. Angiolini, Venturi, a spazio per la conclusione, l'ultimo tocco è di Seta, poi la palla resta lì, il pallone in gioco, attenzione a Di Maggio dalla linea, rete di Adriano Di Maggio. 10-7 il risultato e il Bressano cambia improvvisamente passo e accelera, facendo registrare il suo massimo vantaggio. Rivediamo il gol di Adriano Di Maggio. 3-0 di parziale in questi ultimi 3 minuti successivi al timeout chiesto da Francesco Ancona. Ancora un po' di fortuna per Bressano, perché la deviazione dell'arbitro ha dato il là al contropiede che Di Maggio ha finalizzato. Angiolini, ora Venturi va a caccia
del gol per rompere il digiuno che dura ormai da diversi minuti. Fasano ci prova e ci riesce. Giulio Venturi, gran gol di Giulio Venturi, sotto contatto è riuscito a liberare una conclusione che Valero San Paolo non è riuscito a neutralizzare. Attenzione subito alla velocità dall'altra parte, ma intanto c'è un giocatore a terra dolorante, Paolo De Santis, è rimasto a terra dopo questo scontro nella fase d'attacco del Bressano. De Santis era in questo caso il difensore, resta ancora a terra, problema alla spalla destra per quanto abbiamo potuto capire dalla precedente inquadratura. Rivediamo ora nel replay, non c'è stato nessun contatto forte sul tentativo di commettere fallo. Lo specialista difensivo della Junior Fasano ha avvertito una fitta alla spalla, vedremo ora di capirne qualcosa in più sulle condizioni di salute dello specialista difensivo della Junior. Vedremo se sarà costretto a lasciare il campo Paolo De Santis, come diceva Sergio Palazzi, specialista difensivo agli ordini di Francesco Ancona. Sicuramente sarebbe una perdita di una discreta rilevanza quella con cui Ancona dovrebbe fare i conti. Intanto approfittiamo dell'interruzione per fare un salto alla palestra Gesteiner di Bolzano, dove in contemporanea si sta giocando l'altra semifinale scudetto, quella che mette di fronte Bolzano e Conversano. Anche qui gara d'andata, equilibrio totale, perché al 25esimo del primo tempo il Conversano è in vantaggio 13-12. Ricordiamo che quella sarà la gara che poi nella seconda tornata, nel secondo atto di queste semifinali, nelle gare di ritorno, seguiremo in diretta sabato 5 maggio, sabato prossimo, dal Pala San Giacomo di Conversano, con fischio d'apertura alle ore 20:45. Si rialza intanto Paolo De Santis, che però si avvia sconsolato verso la panchina, e almeno in questa fase finale del primo tempo dovrà lasciare il campo. Proprio qui al Palavis di Bressano, Paolo De Santis ha saltato la sua unica partita stagionale dopo aver ricevuto squalifica nella partita precedente casalinga contro Bolzano, e Bressano aveva difeso in 5-1 proprio all'inizio con Pasquale Maione centro dietro, poi con Filippo Angiolini, situazione simile a quella che vediamo ora, con la differenza che Demis Radovcic è il centravanti e Flavio Messina agisce da secondo difensore di sinistra. Tantino larga la palla per Bolognani, che poi prova a servire con un passaggio schiacciato Alessandrini, che non acquanta il pallone. Allora cambio di possesso, c'è il ribaltamento cercato da Fasano. Venturi prova improvvisamente ad accelerare, ad andarsene tra primo e secondo difensore, viene però fermato in maniera fallosa da Giongo. Viene anche fermato il gioco per andare ad asciugare il campo. Aveva provato un'azione in velocità, sempre 10-8 il risultato però in favore di Bressano, quando siamo al 23esimo minuto, 23 e mezzo per l'esattezza, qui alla Palavis. Fase un po' spezzettata della gara, complice l'infortunio corso a Paolo De Santis, che ha dovuto lasciare il campo. Si è ripreso a giocare però, e allora Maione per Dantino, si alza la difesa baricentro dalla difesa di Bressano, sempre molto aggressiva per mettere in difficoltà i giocatori di Fasano, per rendere le scelte complicate all'attacco pugliese. Sull'incrocio tra centrale e pivot, l'anticipo diretto forte del secondo difensore fa sì che sia l'ala di Fasano a iniziare l'azione. Abbiamo visto precedentemente come, appagato dal punto di vista tattico, di vantaggio creato ma non dal punto di vista realizzativo, Fasano ci sta insistendo, e fa bene perché sta creando difficoltà nella difesa di Bressano. Angiolini, palla recuperata, attenzione al contropiede cercato da Giongo, che è tutto solo. Giongo va lui alla conclusione. Vito Fobio, grande intervento dalla linea dei 6 metri, che dà il là all'azione nuovamente in rapidità della Junior Fasano, finalizzata da Pasquale Maione, che era appostato sulla linea dei 6 metri, ha realizzato il 10-9. Gol di Fasano, con Fobio che per il momento sta stravincendo il duello con San Paolo. Le parate di entrambi i portieri non sono tantissime in questo inizio di gara, tanti errori al tiro, anche murati o tiri fuori da parte di entrambe le squadre, ma poi i portieri tenderanno a prendere la cattedra di questa partita. Sono due tra i migliori dal punto di vista di percentuale di parate della pool playoff.
È stato un nuovo tentativo alla conclusione, sotto fallo però 9 metri a beneficio del Pressano. Bolognani, da Bolognani ad Antino. Senta seduto in panchina. Eccolo Dantino, prova l'uno contro uno, rischia di scivolare però resta in piedi, poi lascia il pallone dal lago, con un incrocio per Giongo. Attenzione a Di Maggio, ma va in difficoltà Pressano che infatti perde il pallone. Attenzione ora a Radovcic, è schiacciato il servizio per Pascal Dantino, contro parziale, anzi Nicolò Dantino va a realizzare il 10-10 al 25esimo minuto, quasi 26, arriva la rete per il contro break che permette a Fasano di recuperare. Ancora una volta è la fase di transizione quella che per entrambe le squadre sta pagando per provare a creare dei break e dei contro break per portarsi avanti o rimettere in parità la gara. Attacco cercato ora dal Pressano e va a segno dal lago, ancora una volta con questa soluzione tra primo e secondo difensore, non la prende benissimo Fobio. Rete dell'11-10 al 26esimo minuto, rimette la testa avanti Pressano con questo gol del suo terzino destro originario di Mezzocorona, trascorsi anche nel Bolzano con cui ha vinto Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. Rete da parte di Dallago, Giulio Venturi ancora una volta trova una buona conclusione per la seconda volta in questa partita. Venturi termina la sua azione d'attacco quasi in posizione di terzino sinistro, quasi in posizione opposta rispetto alla sua azione naturale, ma va a realizzare. Rivediamo il gol. Il replay è esplicativo di quello che è successo. Pressano sta difendendo ultimamente in verticale con il pivot terzo-terzo contro gli incroci di Fasano. Basta che il primo giocatore a portare l'incrocio, come è successo prima, Leal, leghi per bene, senta che poi Alessandrini è costretto a restare su Maione, quindi Venturi ha spazio per leggere il tiro, guardare il portiere e prendere la soluzione migliore. Molto bravo questa volta nella fase d'attacco Alessio Alessandrini a raccogliere un invito tutt'altro che preciso dei suoi compagni, riuscito a tirarne fuori comunque un fallo e ancora un possesso per la sua squadra. Il pivot del Pressano, Dallago va in palleggio, la palla resta lì, evita la doppia Dallago che la lascia a Giongo, poi Radovcic, un recupero alla Radovcic perché picchia sul pallone in maniera pulita, zampata la faina della difesa. 11-11 il risultato quando siamo al 27esimo minuto del primo tempo, tra poco più di 2 minuti, 2:20 per l'esattezza, squadre negli spogliatoi per la prima interruzione di questa gara. Ed è entrato Leonardo De Santis intanto, che ha sostituito Angiolini. Attenzione a Dantino. Venturi che viene trattenuto da Giongo, 9 metri. De Santis, la sua finta, c'è la lettura ottima da parte di Di Maggio. Dallago in contropiede, rete di Alessandro Dallago, 12-11 a 1:30 dalla termine del primo tempo. Ancora un buon recupero, ancora un'ottima lettura difensiva in questo caso da parte di Adriano Di Maggio, poi tutto facile per Dallago. Ottima la linea difensiva di Pressano sul lato destro, Alessandrini ha sì perso l'uno contro uno ma Dallago era pronto in aiuto, questo ha permesso a Di Maggio di liberarsi per l'anticipo indiretto, ha rubato palla e poi finalizzato il contropiede dall'altra parte. E ora Leal, ancora De Santis, marcato a uomo Venturi, è stato il terminale offensivo più pericoloso soprattutto dalla distanza fino ad ora. Si lotta moltissimo con Maione intanto sulla linea, se ne accorgono i direttori di gara. 2 minuti per Alessandrini e questa è la seconda sospensione temporanea dopo meno di un tempo di gioco. E Dumel ci ha fatto alzare intanto Nicola Moser, sarà obbligato se vuole continuare a
far giocare Alessio Alessandrini, quantomeno nella fase di attacco, a doverlo nascondere in difesa, a sostituirlo, e quindi l'unico altro terzo difensore in rosa è Nicola Moser. E quindi ad inizio secondo tempo, visto che mancano solo 40 secondi al termine della prima frazione, vedremo in campo il giocatore con la maglia numero 97 di Bressano. Superiorità numerica per Fasano in questo finale di tempo. Venturi con due pivot, perché c'è anche Leal sulla linea, si sbraccia Maione che poi va a costruire il blocco che permette a Leonardo De Santis di infilarsi nello spazio e ottenere questo tiro dai 7 metri quando mancano 23 secondi al termine della prima frazione di gioco. Tutto pronto per la battuta e grande parata da parte di Valerio San Paolo. Grandissimo intervento questo di San Paolo. Ci sarà un cambio, San Paolo sta lasciando il campo per torna in porta. Dumnic gli ha fatto cenno di tornare in porta. Mancano 3 secondi, deve andare al tiro Di Maggio che ci prova, conclusione che termina fuori. Non ci sono tocchi, non ci sono ulteriori azioni da giocare. Finisce così il primo tempo con il punteggio di 12-11 in favore del Bressano sulla Junior Fasano. Andiamo da Marcello Festa. Parità, anzi, uno sopra Bressano 12-11. Insomma, è stato fin qui un momento, una partita molto equilibrata. Di Maggio fin qui ha tenuto su Bressano, grande difesa, bisogna trovare probabilmente qualche soluzione più in attacco. Ci proveremo al secondo tempo. Di Maggio è un grande giocatore che non serve che lo dica a nessuno. Faremo il nostro meglio anche secondo tempo. Senti, è una partita che sta andando così come l'avevate preparata, oppure il Fasano in qualche modo vi sta creando qualche difficoltà in attesa? Sapevamo come ci attaccavano e come ci difendevano, qualche defezione, ma stiamo provando a fare il nostro meglio. Senti, nel secondo tempo, partita che dovrebbe andare punto a punto, insomma, bisognerà avere cuore, grande mordente, grande carattere, no? Quello sempre è il nostro punto forte. Bene, grazie, grazie, grazie. Grazie a Del Lago, restituiamo di nuovo la linea alla regia, poi ritorneremo di nuovo in diretta dalla Palavis. Risultato vede sopra Fasano di 1-12-11, partita comunque fin qui molto equilibrata, caratterizzata appunto da difese molto aggressive, attacchi che non hanno ancora carburato, trovato le soluzioni migliori. Linea alla regia. Nuovamente collegati dalla Palavis di Lavis, dove Bressano e Junior Fasano ripartono dal 12-11 che ha visto chiudersi il primo tempo di questa semifinale d'andata dei playoff scudetto della Serie A1 maschile di pallamano. Tra pochissimo il fischio d'apertura che riapre le ostilità con in mano il pallone alla formazione trentina, la formazione di casa allenata da Branko Dumnic. Si riparte con la inferiorità numerica di Bressano. 1:13 di inferiorità in questo inizio di secondo tempo per ultimare la seconda sospensione combinata da Alessio Alessandrini. E ad attaccare è Bressano, come dicevamo in precedenza, attacco proprio per la squadra di Dumnic che gestisce questo possesso con Bolognani, la quale lascia il pallone ad Allago. La pressione difensiva subito da parte di Fasano, in particolare con Flavio Messina, il capitano della formazione pugliese. Fallo nuovamente stavolta di Giulio Ventura ai danni di Bolognani, 9 metri, con la ripartenza dell'azione affidata a Ivan Assenta che si muove sulla linea dei 6 metri, impiegato come pivot. Attenzione ad Allago che ha provato a muoversi, ad accelerare, a buttarsi nello spazio tra primo e secondo difensore. Attenti però De Santis e Messina. Uscita di Radovcic che va a prendere a uomo d'Allago, ci prova Bolognani sopra il muro composto da Maione e Venturi. Non proprio semplicissimo andare a concludere sopra le mani di due giganti della difesa della Junior Fasano, e poi proprio Fasano recupera palla e abbassa i ritmi del suo attacco per permettere alle Aldi di rientrare. Un solo cambio in questo momento per la Junior Fasano, quello tra Messina e Leal. Dall'altra parte, come avevamo previsto, c'è Nicola Moser come terzo difensore insieme a Ivan Senta al centro della difesa di Bressano. Perché Alessio Alessandrini ha sulle spalle già due sospensioni temporanee. Ricordiamo che la terza si va a casa. Era sanzionato con il cartellino rosso il giocatore del Bressano. Palla recuperata, fischiato una irregolarità nella fase d'attacco al Fasano. E allora Nicola Moser che va verso
Di Maggio, gli cede il pallone, poi va ad operare il cambio attacco-difesa, entra Nicola Folgereiter. Neanche attacco per Alessandrini, seduto in panchina c'è Nicola Folgereiter come pivot, questa volta tra le fila del Bressano. C'è il possesso per Bressano dal lago. Senta, si difende sempre con Radovcic come centroavanti, il Fasano che fa a meno di Paolo De Santis, infortunatosi nel corso del primo tempo. Segnalazione di passivo, attenzione a Di Maggio, la palla che scorre via veloce. Senta, Di Maggio va lui alla conclusione, lo conosce a memoria Vito Fobio, che gli chiude la traiettoria. Radovcic in contropiede, e anche San Paolo ha una conoscenza abbastanza approfondita di Radovcic, cioè compagni di nazionale, i due compagni anche ai tempi del Conversano. Parata in contropiede, sbagliano entrambe le squadre, non cambia il punteggio, 12-11, ma il pallone è terminato oltre la linea laterale, attacca ancora Fasano. E mi ripeto, questa è la quinta parata in partita di Valerio San Paolo, Bressano è avanti di uno, quindi tanto di guadagnato per Bressano, avere un San Paolo non al meglio, ma comunque stare davanti nel punteggio. Ora Leal per Maione, e dal lago riesce nell'impresa di bloccare Maione. Aveva battuto Folgereiter, ottimo invece l'aiuto di Alessandro dal lago. Ora Dantino si lotta però sulla linea dei 6 metri, 2 minuti per Alessandro dal lago. Ancora una sospensione temporanea a carico della difesa del Bressano, che deve fare gli straordinari per bloccare in questo frangente Demis Radovcic, che aveva tagliato come doppio pivot. Sospensione ingenua di Dallago, che ormai aveva, perché ormai Radovcic aveva preso posizione, è andato a spingerlo, non è sfuggito agli occhi degli arbitri che hanno combinato sospensione per lui. E poi Dantino che prova la conclusione, non c'è fallo secondo il direttore di gara, e allora nulla di fatto su questo attacco. Invece in velocità, in contropiede, il Bressano trova la via della rete, lo fa con Simone Bolognani. In situazione di inferiorità numerica, la squadra di Branko Dumnic riesce a trovare il gol, il 13-11, il primo gol del secondo tempo dopo 4 minuti. Gol pesantissimo, proprio perché in inferiorità e soprattutto perché prova ad allungare, a mettere un parziale di due reti fra sé e il Bressano. E a proposito di allungo, facciamo un salto a Bolzano, dove il Conversano è passato a condurre sul più 3, 19-16 il risultato in favore della squadra di Alessandro Tarafino, su quella allenata da Alessandro Fusina. 34-24 qui alla Palavis, dove attacca Bressano dopo un'altra palla recuperata. Bolognani per Senta, che va in palleggio, lascia con un incrocio ancora Simone Bolognani, poi Capitan Giongo. Si muove Pascal Dantino, che dalla linea dei 6 metri poi passa a giocare da terzino, ci prova intanto Ivan Senta con una conclusione in appoggio. Voi non potete vederlo, ma Branko Dumnic corre con la sua squadra praticamente in panchina. Ora Leal, De Santis per Pasquale Maione, che viene trattenuto da dietro, tiro dai 7 metri. Ritorna ad affidarsi al suo miglior giocatore, perché questo dicono i dati in questo momento della stagione. Pasquale Maione sta giocando davvero un gran finale di stagione, bravo a prendere il vantaggio, aiutato dal fatto di essere in superiorità numerica ancora per qualche secondo. Tiro dai 7 metri che si procura e va a tirare. E lo para però Valerio San Paolo, che ha azzeccato da subito il movimento, ha letto con anticipo le intenzioni di Pasquale Maione, che poi non aveva chance, avendo quasi concluso il movimento di tiro, non aveva chance di cambiare la direzione della sua conclusione. Nulla di fatto, para l'estremo difensore del Bressano, che permette alla sua squadra di attaccare ancora con il risultato dalla propria parte. 13-11 il risultato, siamo al 35esimo minuto. Attacca Bressano con Dallago, Dantino, lo scarico per Di Maggio, Fobio, intervento a chiudere, pallone quindi stava terminando sopra la testa, l'aveva appoggiata Di Maggio. Fobio sempre molto attento, riuscito a neutralizzare. Adesso c'è un fallo, c'è un giocatore a terra, si tratta in particolare di Leonardo De Santis.
Maione con il pallone nelle mani, pronto a far ripartire l'azione. De Santis che riprende posto al centro. È stata fermata l'azione d'attacco di Radovcic, che stava cercando l'accelerazione, stava cercando soprattutto di buttarsi nello spazio. Leonardo De Santis ora, dopo i 9 metri, ci prova Venturi, che aveva dimostrato una mira migliore nel corso del primo tempo. Stavolta la sua conclusione è terminata al lato. Adriano Di Maggio, Nicola Moser, ma rallenta i ritmi del suo attacco. La formazione del Bressano, rientra Folgheraiter per Moser. Da Senta a Bolognani, giro di palla. Sempre più due Bressano, 13-11. Si alza il coro Bressano alla palla bis. Folgheraiter, la palla per Senta che entra dritto come un treno. Fabio non può nulla, disattenzione della difesa della Junior Fasano. Tutto facile per il terzino croato. 14-11, si ripropone, si ripresenta quello che era stato il massimo vantaggio nel corso della partita. Davvero ben giocata da Bressano, questo uscita del pivot con taglio di Giongo, bravo poi Dall'Ago ad attaccare al centro lo spazio fra centravanti e centro dietro. Il taglio aveva creato superiorità numerica sul lato sinistro, Senta l'ha attaccata benissimo battendo Vito Fabio in penetrazione. È uscito intanto Leonardo De Santis ed è rientrato Angiolini. Sta sempre facendo a meno di Guido Ricobelli, la Junior Fasano mai impiegato in campo nel corso di questa sfida. Rete di Giulio Venturi, gran conclusione ancora una volta di Venturi, che questa sera sta dimostrando di avere, sta confermando anzi di avere ottime doti al tiro. Il terzino classe 89 di origini bolognesi, in carriera ha vestito anche la maglia del Romagna e del Cassano Magnago. Bella rete la sua, 14-12. Soprattutto perché sblocca Fasano dopo circa 8 minuti, quasi 8 minuti di gioco. Erano stati 6 minuti senza rete all'inizio della partita, ora 8 all'inizio secondo tempo. Rete ancora del Bressano, ancora con un'ottima azione ad impegnare il secondo difensore, in particolare Messina, con un incrocio. E poi arriva da dietro a rimorchio Bolognani che la mette dentro. Rivediamo l'azione, il movimento centrale di Dall'Ago e poi lascia palla alla corrente Bolognani che non sbaglia. 38 minuti sulla cronometro, 15 Bressano, 12 Fasano. Giocata classica, un incrocio rovesciato di Bressano, giocata amplificata ancora di più dal sistema difensivo del Fasano che libera più spazi sui 6 metri, ma ne ha approfittato molto bene di Bolognani. Ci ha provato Angiolini, ha subito però fallo, 9 metri. Taglio di Radovcic, Angiolini che ha ricevuto da Maione, il tiro di Angiolini, palla che termina sulla traversa con il tocco provvidenziale di San Paolo. Adesso Di Maggio riesce a evitare la difesa, il suo passaggio non è preciso ma c'è fallo ravvisato dalla coppia arbitrale. Un fallo che permette a Bressano di attaccare con in mano la palla del possibile più 4. Un po' fortunata in questa fase di transizione Bressano. Sì. Che ne in aiuto l'arbitro con al limite, fischio, sì. Al limite questo fallo Dall'Ago ora che va in elevazione, la tocca Radovcic e la recupera Dantino che alza la testa, vede Maione, poi Maione improvviso il suo lancio ma ritardato perché aveva ripiegato ottimamente la difesa del Bressano che ha recuperato palla, in particolare con Simone Bolognani che poi chiede calma ai compagni per ragionare e giocare uno schema, un attacco organizzato. La presenza di Maione come centro dietro, a differenza di quella di Paolo De Santis, richiede un'aggressività diversa ai secondi difensori. Saranno loro che dovranno poi dettare la linea difensiva alla Junior Fasano. Ora c'è stato un tentativo in appoggio da parte di Bolognani, palla che è terminata però alta rispetto alla porta, difesa da Vito Fovio. E allora Leal in palleggio, ma anche Fasano preferisce rallentare e attaccare con calma. Non è riuscita nel cambio Bressano, quindi cambio di sistema difensivo, 5-1 con Dall'Ago centravanti. Taglio di Radovcic, Angiolini, c'è spazio per la sua conclusione, aveva spiazzato San Paolo, altro errore però al tiro, palla che è terminata al lato. E ora Dall'Ago va in palleggio, Dall'Ago la palla per Bolognani sulla linea, eccolo il nuovo massimo vantaggio, più 4, 16-12, il punteggio accelera con grande pazienza soprattutto Bressano, soprattutto nella fase difensiva dove sta approfittando dei tanti errori di Fasano.
una sola rete segnata da Pressano in 11 minuti, è davvero un bottino troppo magro per pensare di restare attaccato. Fasano, sì, scusa Matteo, dall'altra parte in transizione Pressano prova ancora una volta ad allungare. Ci prova Angiolini con un'azione solitaria che finisce però addosso a Dall'Ago. 9 metri, è già ripreso il gioco, nuovamente Angiolini, sempre Dall'Ago che va a prenderlo sugli 11 metri. Venturi per Pasquale Maione, senta, era completamente dentro l'aria, tiro dai 7 metri con l'opportunità per Leal. E Maione, 119 reti in stagione prima di questa partita, si conferma il porto sicuro in cui Fasano si rifugia nei momenti di difficoltà. Sulla linea ci va Leal, che nei due precedenti tipi playoff era 5 su 5, ha invece sbagliato nel primo tempo il primo 7 metri della partita. E non sbaglia il brasiliano, rete del 16-13. Proprio qui in questo palazzetto dello sport, Alves Leal, dopo poche settimane dal suo arrivo in Italia, aveva condotto due stagioni fa la Junior a Fasano alla conquista della Coppa Italia in finale, battendo il Bolzano. In quella finale il brasiliano davvero si caricò la squadra sulle spalle dopo anche l'infortunio di Guido Ricobelli. Attenzione a Giongo, il pallonetto splendido, delizioso, da applausi di Capitan Giongo. Gran rete con Fovio battuto, calibrato ottimamente il gesto tecnico che possiamo riapprezzare nel replay, davvero una gran giocata di Giongo. Collaborazione che avevamo visto prima sul lato destro aveva portato al tiro sbagliato di Di Maggio, riproposta sul lato sinistro, questa volta Giongo ha anticipato l'uscita anticipata di Fovio con un pallonetto, non era pronto con le braccia il portiere della nazionale per intervenire. E sul versante opposto ci pensa ancora una volta Pasquale Maglione, che in precedenza si era fatto notare per un tiro dai 7 metri procurato, stavolta realizza il capitano della nazionale, il pivot classe 82 della Junior Fasano, 17-14, ridotto a 3 reti il divario. A proposito di essere pronti con le braccia, gran cambio di blocco di Maglione, cambia anche poi il braccio con cui ricevere la palla, si gira e batte San Paolo per la terza rete della sua partita. Senta, il Pressano ha dalla sua il punteggio e ha dalla sua anche il momento positivo dei suoi tiratori, in particolare Alessandro Dall'Ago che si alza e batte Fovio che tocca il pallone ma non riesce a deviare. Quinta rete della partita per Alessandro Dall'Ago, che dopo quel momento a vuoto intorno al decimo del primo tempo e la sostituzione di Branko Dumnic è rientrato in campo con tutt'altro piglio e tutt'altra efficacia per la sua squadra. Radovcic ora, Angiolini però butta via il pallone, palla recuperata Dall'Ago, porta avanti il possesso di Pressano ma deve fermarsi, deve ragionare la squadra di Dumnic perché non ci sono spazi, perché Fasano aveva ripiegato in maniera efficace. Bolognani, Dall'Ago, pallone per Giongo, poi il palleggio di Bolognani che prova a lanciare Senta, nuovamente Dall'Ago, ben posizionata la difesa e infatti arriva il muro di Venturi che rende la vita estremamente facile a Vito Fovio, che ha poi fatto ripartire l'azione d'attacco. Angiolini con un incrocio per Leal che va in elevazione, aveva lasciato una gran palla dietro la schiena, Leal lo ha trattenuto Folgereiter, si ripartirà da un 9 metri a beneficio di Fasano. Chiama time out ancora, ci vuole parlare su con i suoi ragazzi. Eh sì, con 3 reti messe a segno dalla squadra pugliese in 14 minuti e 35 secondi andiamo ad ascoltare Francesco Cura. Parla della fase difensiva con i suoi giocatori Francesco Ancona,
L'ordine è lo stesso per i due giochi che Bressano sta giocando in questo secondo tempo, di scambiare sugli incroci indipendentemente che si prevedano la presenza o no del pivot, e quindi di cambiare la marcatura dei due giocatori impegnati sull'incrocio. Tutto pronto per riprendere a giocare, sempre come dicevamo prima del time out, 18-14 ovviamente il risultato in favore di Bressano, un più 4 che ha costretto ad un momento di break, ad una riflessione Francesco Ancona ed i suoi uomini. Dopo questo time out si riprende a giocare un quarto d'ora alla termine della sfida. La volante da Dantino ad Angiolini, gran soluzione, vincente soprattutto, 18-15, torna a segnare Fasano dopo questo time out. Ottima la soluzione dei due giovanissimi, i due classe 99 della formazione pugliese. Sempre bene uscire dal time out con una rete, una soluzione che Fasano gioca spesso anche in condizioni di gioco passivo, questa volta scelta in uscita dal time out. Molto bene Angiolini, completamente libero per gestire il passaggio di Dantino e battere San Paolo, che era in ritardo essendo rimasto sulla posizione di tiro di Dantino. Dal lago ha lasciato palla a Dantino, che poi aveva cercato di lanciare Di Maggio per una conclusione dall'ala. Prova ancora Dantino, ha recuperato palla Radovcic, però che alza la testa. Radovcic fa tutto da solo. Radovcic va dentro, la conclusione addosso a San Paolo, non c'è fallo, si riparte. E allora il ribaltamento dà modo a Capitan Giongo di andare a realizzare rete per il 19-15. Ha parato San Paolo con un'azione di disturbo abbastanza accentuata su Radovcic, che ha sbagliato la conclusione. Siamo al 46esimo minuto e il Bressano è sempre avanti sul più 4. Non riesce a schiodarsi questo gap tra le due squadre, questa distanza tra le due squadre. Deve migliorare sicuramente il gioco d'attacco di Fasano, ha trovato delle buone soluzioni quando ha coinvolto Pasquale Maione, soprattutto quando i tre terzini hanno iniziato a incrociare i lati dei due terzi difensori. Vedremo se riproporrà ora che è rientrato Leali in posizione di centrare queste soluzioni. Angiolini, ottima la penetrazione, si infila nello spazio creatosi tra primo e secondo difensore, va a realizzare il 19-16 quando siamo ancora al 46esimo minuto, 46 e mezzo per l'esattezza. Bolognani, c'è sempre Folgereiter sulla linea. Ancora Bolognani, lo scavalcamento di Simone Bolognani su Dantino che ha portato ad un fallo. C'è un tentativo di Folgereiter, ancora fallo. Prova a giocare col pivot, Bressano lo fa molto poco coinvolgendolo direttamente, ci prova ora Bolognani con Folgereiter. Si alza Giongo, Bolognani il suo tiro, l'ultimo tocco è del muro della Junior Fasano, sarà perciò ancora possesso a beneficio di Bressano con il tempo che viene fermato. Quinto tiro murato dalla difesa di Fasano in questa partita. E in particolare possiamo dire da chi? Da Maione, da Venturi. Dal lago, Senta, spazio per il tiro, un missile di Ivan Senta che stavolta ha sorpreso proprio il muro, e poi nulla da fare per Fovio. Attenzione alla palla che sguscia via di mano in mano, la recupera ancora il Bressano, 20-16, e Bressano ha recuperato anche questo pallone. E ancora una volta palla del possibile più 5, Fasano ci ha provato giustamente ad accelerare, anche una buona soluzione è mancata, la presa a Flavio Messina dall'altra parte, ora invece assoluto controllo del gioco in quarta fase per Bressano, che gioca con Dallago in posizione di centrale e Pascal Dantino come terzino destro. Gran gol di Ivan Senta, una soluzione in più che fa molto comodo a questo punto della partita per Bressano. Si nasconde spesso nella partita Senta, poi viene fuori con queste soluzioni tecniche che ha, ma non sappiamo per quale motivo, sono poche ricercate e trovate e dal giocatore stesso e da Branko Dumic. Ora Di Maggio dal lago, la sua finta, ecco Senta che ha spazio, ancora la conclusione, sesto muro della partita, stavolta ottimo il movimento di Maione. Dantino la mette all'incrocio dei pali, rete per il 20-17, poteva essere il più 5 e invece è stato il meno 3, un meno 3 che dà
a Branko Dumnić un motivo in più per andare al time out. Andiamo ad ascoltare le parole del tecnico del Bressano. E non dovete forzare tiri sopra questi due alti, non dovete forzare tiri, meglio scala e ala, e cercare passaggio da ala a pivot. Forti stampati nella mente di Branko Dumnić, tiri murati, soprattutto quelli degli ultimi due attacchi da parte della difesa di Bressano e qui di Fasano, e quindi ha chiesto ai suoi giocatori di avere più lucidità al tiro, nella scelta, nella lettura soprattutto del tiro e della posizione soprattutto di Venturi e di Maione quando i terzini vengono lanciati al centro della difesa di Fasano. Si riprende a giocare dal lago, pallone in mano a Senta, ora va in palleggio dal lago sopra le mani di Radovcic, poi il tiro di Giongo che si è preso una conclusione non semplice perché aveva poca rincorsa e poco angolo per prendere la mira di fronte a Vito Fovio, che alza il coefficiente di difficoltà e invece ha trovato la via della rete. Angolo strettissimo per Giongo, Fabio non prontissimo, un attimo in ritardo nel prendere la posizione sulla comunque veloce e ottima circolazione di palla del Bressano. Siamo per entrare negli ultimi 10 minuti, Leal, ottimo il suo movimento sulla linea dei 6 metri, non c'è intesa stavolta tra i difensori del Bressano, arriva il gol per il 21-18 quando siamo al 49esimo minuto, quasi 50. Da scuola di pallamano il 2 contro 2 che ha portato al gol di Real, terzino fa l'1 contro 1 da una parte, pivot scorre dall'altra, dal lago in questo caso ingannato dall'1 contro 1, Leal trova spazio proprio dietro di lui e rete del giocatore brasiliano. Segnalazione di passivo subito su questo attacco di Bressano che deve affrettarsi ad andare alla conclusione, la volante splendida, grandissimo gol confezionato dal Bressano con Adriano Di Maggio che va in elevazione, ingolosisce il movimento di Fovio e poi dall'altra parte del campo in pratica Bolognani arriva e la spinge in porta, 22-18, gran gol. Gran gol, ma soprattutto grande azione di Adriano Di Maggio perché ha saltato così bene da aversi creato l'angolo per il tiro nonostante fosse d'angolazione strettissima, e questo è il motivo per cui Fovio poi ha avuto quell'attimo di ritardo sul passaggio a Bolognani. Ci ha provato ora Angiolini che è stato fermato però dalla difesa del Bressano. 9 metri con il gioco che però viene fermato. Facciamo un salto a Bolzano intanto, dove dopo una serie di momenti in cui con Bressano era stato avanti anche sul più 3, adesso conduce Bolzano 25-23 quando mancano 11 minuti. Gara che è iniziata anche questa alle 18.15, perciò andiamo in contemporanea. Vi ricordo che oggi si giocano anche le gare dei play-out per la permanenza nel girone unico del prossimo anno. Dunque un primo maggio ad alta intensità, quello della Serie A1 maschile, e intanto Pasquale Maione ancora una volta raccoglie l'invito, stavolta di Dantino, si gira e la mette dentro, 22-19. Ritorna sui due punti forza, di forza, su quelli a cui Fasano si era aggrappata nel primo tempo senza trovare però la soluzione della rete. Questa volta la trova molto bravo Nicolò Dantino a giocare poi col 2 contro 2 a servire Maione che cambia la posizione sul difensore e batte Valerio Sampaolo. Dal lago il pallone per Di Maggio che va in uno contro uno, poi serve nuovamente dal lago, la palla con un incrocio per Senta che prova a caricare la conclusione, Alessandrini che si rivede in campo, raccoglie il pallone e subisce fallo. Ha bisogno di presenza sulla linea dei 6 metri, Alessandrini sicuramente ne dà di più rispetto a Nicola Folgheraiter. Lo ha preservato Dumnić per questo finale di partita, si preannuncia infuocato nonostante sia solamente gara 1
in finale scudetto ha recuperato palla, di semifinale scudetto ovviamente ha recuperato palla il Fasano, Valerio Sampaolo dalla linea dei 6 metri, grande intervento su un Messina che era andato a botta sicura, svanisce così la possibilità del meno 2 Fasano. Palla pesantissima questa di Flavio Messina, che aveva ben recuperato palla dopo aver tenuto sull'uno contro uno ripetuto da parte sia di Dall'Ago che di Bolognani, poi Valerio Sampaolo para e tiene i suoi a 3 reti di vantaggio sulla squadra pugliese. Giongo che si è mosso centralmente, adesso ha ricevuto Dall'Ago che va in elevazione, viene spinto e spinge lui via il pallone fuori direttamente oltre la linea laterale. C'è spazio allora per una nuova ripartenza di Fasano. Angiolini, ma ancora va a sbattere contro un Valerio Sampaolo che ha abbassato la saracinesca. 10 parate nel secondo tempo di Valerio Sampaolo, è cambiata totalmente la musica per il portiere originario di Chiaravalle. Il risultato ne è la dimostrazione. Persano vagava tra il vantaggio e i vantaggi anche di Fasano nel primo tempo, appena il portiere con la maglia numero 22 ha aumentato la sua percentuale di parate, il risultato a favore di Persano è ovviamente cresciuto. Si gioca da 52 minuti al Palavis 22-19, come dicevamo, perché Valerio Sampaolo ha fatto registrare un altro intervento di enorme importanza, tanto sul bilancio della gara quanto da un punto di vista psicologico, a favore dei suoi, a sfavore di Fasano. Dall'Ago per Senta, poi Bolognani. Vediamo qual è la soluzione d'attacco che la squadra di Dumnic cercherà con questo possesso. Dall'Ago prova ad accelerare, c'è una infrazione, i passi fischiati, cambio di possesso, recupera un nuovo pallone Fasano. È il terzo attacco consecutivo sprecato dal Pressano, i primi due poi non erano sfociati in un gol per merito esclusivamente di Sampaolo. Questa volta non c'è possibilità di andare in gioco veloce per Fasano, quindi azione di quarta fase. 3 palle consecutive perse da Pressano, tutte e 3 da parte di Alessandro Dall'Ago. E il gol di Giulio Venturi, che riceve lo scarico e va a realizzare. Ha rimesso subito in gioco il pallone in velocità Pressano. Siamo sul 22-20. Ridotto a 2 reti il divario, è arrivata al terzo tentativo dopo 2 errori la rete del meno 2 della Junior Fasano. Dall'Ago, poi Giongo per Bolognani che sfugge via Radovcic che lo trattiene. 2 minuti e sarà superiorità numerica. C'è stata anche un po' d'astuzia di Bolognani nell'andare a cercare quella trattenuta di Radovcic. Sì, Demis Radovcic si è lasciato ingolosire, Francesco Ancona gliel'ha fatto notare appena rientrata in panchina l'ala sinistra della nazionale. Dall'Ago e Maione è uscito ad anticipare, il pallone però gli è finito tra i piedi. Tutta l'esperienza di Pasquale Maione a lasciare la linea di passaggio verso il pivot, a chiudere quella per Bolognani. Dall'Ago ci ha comunque provato. Ottima la chiusura anche di Messina, sta tenendo la difesa di Fasano in inferiorità numerica. Ancora possesso Pressano, ecco Di Maggio che viene invitato, poi Dall'Ago ancora, nuovamente l'uscita di Maione e ci pensa Alessio Giongo dalla linea dei 6 metri, dalla sua posizione, quella di ala sinistra, a realizzare per il 23-20 quando siamo al 55esimo minuto. Buona la lettura di Dall'Ago questa volta, un attacco non semplice da parte di Pressano, poi il Giongo sulle mani e sulla testa di Vito Fovio, che ora dà il cambio a André Leal per far giocare in 6 contro 6 la squadra di Fasano. Maione, pallone per Angiolini che prova il tiro, è riuscito a parare Sampaolo ma tutto a gioco fermo perché c'è stato un fallo. Ancora extra player in campo per Fasano che ha ancora 30 secondi di inferiorità. Fovio guarda la partita dalla panchina, pronto però a scattare in porta per tutto coprire la sua porta sguarnita. Fallo su Venturi, gioco fermo.
aveva vinto bene l'uno contro uno su Senta, poi lo stesso Senta è rimasto a terra, dolorante, gioco fermo. Problemi per Ivan Senta, il terzino croato della formazione del Pressano, è arrivato in estate a vestire la maglia del Pressano, per lui subito un titolo perché c'era anche lui in campo da protagonista peraltro nella finale di Coppa Italia vinta dal Pressano contro i cugini d'Alto Adige del Bolzano, un successo storico perché il primo trofeo della squadra trentina. 23-20 il risultato, Senta è sempre a terra, intanto aggiornamento ancora dall'altra semifinale, dalla Palagesteiner di Bolzano, dove è tutto in perfetta parità, 26-26 il risultato, e andiamo anche su un altro campo dove si gioca un'altra semifinale, Serie A1 femminile. Salerno all'intervallo conduce nettamente 17-8 contro Casalgrande dopo il 29-20 dell'andata. Beh, a questo punto possiamo dire quale sarà la finale scudetto, Yomi Salerno contro Indeco Conversano anche quest'anno. Per l'ennesima volta, le solite due ci hanno abituato fin troppo bene a ritrovarle in finale scudetto, le ritroveremo anche quest'anno. È mancata la finale di Coppa Italia, le ritroviamo. I precedenti in campionato sono di 1-1, quindi ci aspettiamo un'altra grande finale fra le due protagoniste degli ultimi anni della Serie 1 femminile. E gara 1 di finale scudetto, la serie di finale scudetto si gioca sulla distanza delle tre partite, dunque gara 1, gara 2 ed eventuale gara 3. Gara 1, che dicevo, si giocherà il prossimo domenica prossima alla Pala San Giacomo di Conversano, in un weekend da full immersion nella pallamano italiana, perché sabato alle 20.45 saremo collegati sempre dal Pala San Giacomo di Conversano per la semifinale tra Conversano e Bolzano, che in questo momento, come dicevo in precedenza, stanno pareggiando sul 26-26, super partita dunque la gara di ritorno che ci attende, e poi domenica alle 20.30, fischio inizio alle 20.30 per la gara tra Conversano e Salerno, gara 1 di finale scudetto femminile. Ha lasciato il campo Senta, dolorante al ginocchio sinistro, Nicola Moser in campo per lui. Leal con il pallone nelle mani, Angiolini stacca dalla linea dei 9 metri, la parata di San Paolo, conclusione centrale, non cambia il punteggio, sempre 23-20. 56 minuti, attacca il Pressano con Dall'Ago, poi Di Maggio, va dentro Dantino, tiro dai 7 metri per un fallo della difesa di Fasano. Ne approfitta fino all'ultimo secondo della superiorità numerica Pressano, lo fa con Pascal Dantino che si tuffa letteralmente al centro della difesa, trova un contatto, si guadagna un 7 metri che andrà a tirare Adriano Di Maggio. Un 7 metri che a meno di 4 dalla fine è pesantissimo. Sì, perché permetterebbe qualora Adriano Di Maggio convertisse in rete questo tiro a Pressano di riportarsi sul più 4. Permetterà, perché realizza Adriano Di Maggio, 24-20. Più 4, un vantaggio importante, ma bisogna dirlo Sergio, non c'è margine che possa garantire sicurezza, soprattutto sulle due partite. Esatto, è solo un primo tempo di una partita lunga 120 minuti, quindi non si molla da una parte né dall'altra, il punteggio e lo scarto è importantissimo in vista della partita di sabato, poi alla Palestra Zizzi. Venturi si butta dove sono troppi uomini, però compreso il suo compagno Maione. Angiolini prova ad andare dentro, subisce fallo da Dall'Ago, terra ancora Angiolini che viene invitato a rialzarsi da Di Maggio, sempre più 4 Pressano. Stiamo per entrare negli ultimi 3 minuti di gioco, pallone nelle mani di Radovcic che farà ripartire l'azione. Ancora fermo il gioco però per asciugare il parquet del Palavis, si riparte, Maione, Angiolini, va in elevazione Leal, conclusione vincente di Alves Leal, correggimi se sbaglio, prima rete dal campo per Leal. Seconda, ha segnato quella da pivot nell'azione precedente, però sì, la prima dai 9 metri.
ti salvi in questo modo. Bravissimo il giocatore brasiliano ad approfittare delle quattro braccia dei due terzi difensori sul Maione per avere spazio per battere Valerio Sampaoli. Si alza adesso ancora il baricentro della difesa di Fasano, che recupera palla, Radovcic va in palleggio, Radovcic viene braccato da Dantino. Due minuti per Pascal Dantino, fra le proteste in particolare di Adriano Di Maggio, ma Dantino deve accomodarsi in panchina e gli resteranno davvero pochissimi secondi prima del fischio finale. In una fase chiave della gara il Pressano si ritrova con un giocatore in meno, avrà solo poi 25 secondi, gli ultimi 25 secondi di parità numerica. Pressano è una esclusione e sospensione ingenua da parte di Pascal Dantino, soprattutto per la zona del campo in cui è avvenuta. Occasione invece importantissima per Fasano per accorciare il divario. Ecco l'attacco di Fasano, Leonardo De Santis, la palla larga, poi Venturi, va Dantino al tiro, para Valerio Sampaoli che vuole l'accelerazione dei suoi compagni. Dal lago per Di Maggio, che però abbassa i ritmi e permette il cambio, attacco difesa, entra Bolognani, si toglie la felpa Walter Chistè, che fa il suo debutto in questa partita. Scongelato Chistè dalla panchina per questi ultimi due decisivi minuti della partita. Dovrà farsi trovare subito pronto. Radovcic in pressione, riesce però dal lago a liberare palla, poi Chistè, che permette alla sua squadra di mantenere il possesso. Giongo, Bolognani, dal lago, va in elevazione dal lago, lascia nuovamente palla a Chistè, che la cede a Bolognani. Il passaggio cercato per Giongo non è preciso, era sotto passivo il Pressaro, che non è riuscito a costruire un'azione d'attacco. Leal De Santis, Venturi ora, ma lui in elevazione, fuori il tiro però di Giulio Venturi. 24-21 ancora il punteggio, siamo nell'ultimo minuto. Di Maggio, Radovcic tocca il pallone ma subisce fallo e si affretta a rimetterla in gioco Di Maggio, perché ovviamente il Pressano vuole una rete da mettere ancora fra sé e gli avversari. C'è il time out chiamato da Branko Dumnic, andiamo ad ascoltare la panchina del Pressano, andiamo sulla panchina del Pressano. Spingiamo sta cazzo di seconda fase, spingiamo anche un in più, spingiamola, ti fanno i gol facili, ragazzi, occhio che un'indicazione chiara quella di Francesco Ancona ai suoi, di spingere, di accelerare in queste ultime occasioni per cercare di trovare dei gol facili, e poi una indicazione per quello che sarà il prossimo attacco, quindi non questa difesa ma il prossimo attacco di Fasano, di giocare con uno in più, il settimo uomo, quando poi rientrerà in campo Pascal Dantino o chi per lui, ma comunque Pressano tornerà in parità numerica. Quella che abbiamo ascoltato era ovviamente la panchina della Junior Fasano. Attacca Pressano però con 41 secondi da giocare e 16 di inferiorità ancora. Chistè ha nelle mani il time out, Francesco Ancona, Bolognani, la palla ora a Giongo, si è alzato il braccio del passivo, non è preciso il passaggio, dal lago deve ricominciare Giongo di nuovo, ancora sotto passivo, cambio di possesso, spreca malamente questa opportunità senza neanche tirare il Pressaro. Ora Fasano con Radovcic, la palla a Dantino per Maione, Pasquale Maione, tiro dai 7 metri, remida, tutto ciò che passa dalle sue mani diventa oro zecchino. Ben giocata questa seconda fase da parte di Fasano, con la palla che arriva nell'angolo su Dantino, non aveva angolo di tiro, la giovane alla destra ha cercato e trovato benissimo Pasquale Maione, che si è procurato il 7 metri, il terzo della sua partita. E dalla linea a
andrà Alves Leal a 4 secondi dalla fine, è l'ultimo tiro dunque di questa gara, è un tiro preziosissimo per Fasano perché permetterebbe alla squadra pugliese di giocarsela poi in casa nella gara di ritorno con appena 2 reti da recuperare. Leal contro San Paolo. San Paolo gli ha chiuso l'angolo alla sua sinistra che è quello preferito da Leal quando tira. Il tiro e palla sul palo, vince Bressano con il punteggio di 24-21. Da qui, da queste 3 reti, si riparte sabato prossimo alla palestra Zezia di Fasano. 3 reti sono tante per 2 squadre che giocano su un numero basso di possessi, ma Fasano è una squadra in grado, e la storia lo dimostra, basti pensare alla serie di semifinale con Carpi di qualche anno fa, in grado di ribaltare parziali ben più grandi. Ora ci fermiamo e poi andiamo con Marcello Festa ad ascoltare le voci del post partita, le voci dei protagonisti di questa semifinale di andata che il Bressano ha vinto contro Fasano 24-21. Linea alla regia, tra poco. Non so se Marcello sente. Marcello, tu senti? Marcello, ma l'audio ce l'ha aperto in cuffia perché secondo me... Io sì, lo sento. Ti sento, ti sento. Quanto abbiamo? 10, ok. Grazie. Di nuovo in diretta dalla Palavis in compagnia di Francesco Ancona, coach della Fasano. A fine partita Vito Fovio, giocatore di grande esperienza, ha richiamato tutti i compagni dicendo: sabato andiamo a prenderci la finale. 24-21, risultato che per il momento premia il Bressano. 3 gol di svantaggio e un parziale secondo te irrecuperabile? Ah sì, assolutamente sì, quello non mi preoccupa più di tanto, perché ogni partita, ripeto, è una storia a sé. Qui bisogna partire da un primo tempo meno 3, poi sta a noi cercare di ribaltarlo. Certo, dobbiamo metterci qualcosa in più, perché oggi onestamente penso anche per problemi dovuti alla stanchezza delle scorse partite, però oggi non
non ce l'avamo. Ecco, qualcosa in più significa mettere anche Ricco Belli in campo sabato? Sì, sì, credo che... credo e spero che ci sarà, perché lui è importante. Angiolini ha fatto una grande partita sabato, ma è ovvio che non ci si può aspettare sempre tutto da un ragazzo di 19 anni, e ci sta la partita un po' in ombra, però sono convinto che sabato scenderemo in campo con un'altra testa. Ecco, cosa non ti è piaciuto oggi? Partita che è andata un po' a sprazzi, no? Soprattutto il Fasano è andato un po' a sprazzi. Sì, dire non mi è piaciuto, io ripeto, voglio credere, anzi sono certo che il problema sia stato solo un problema di stanchezza. Però certo, dire che abbiamo avuto un approccio positivo alla gara sarebbe una cosa sbagliata. Primi 6 minuti senza gol. Però ci vuole qualcosa in più. Credo sia una partita alla nostra portata, l'abbiamo dimostrato. Poi con il calore del pubblico amico, insomma, forse qualcosa in più questa squadra. Sì, il pubblico sicuramente, ma non penso che oggi sia stato un problema di calore, perché abbiamo sbagliato tanto, anche pur non giocando bene avevamo la possibilità di vincere, ma sicuramente di tenere un risultato ancora più basso. Abbiamo sbagliato rigori, contropiedi, di tutto, passaggi, niente, pensiamo alla partita di sabato, perché... Ecco, volendo interpretare il tuo pensiero, difficile fare peggio. Grazie a Francesco ancora. Venturi tra i migliori sicuramente di una Junior Fasano che, come sottolineava anche coach Ancona, non ha avuto un grande approccio alla partita, avete sbagliato troppo dai 6 metri, molti 7 metri sbagliati, anche l'ultimo proprio praticamente sulla sirena finale. Sì, come hai detto te, abbiamo sbagliato approccio, non siamo riusciti a imporre il nostro ritmo, ha fatto qualche errore di troppo al tiro sicuramente, anche tra i rigori penso. In difesa niente da dire, perché 24 gol ci sta. Comunque era tutto aperto, sabato c'è il secondo tempo. Il protagonista, a mio avviso, di una eccellente prestazione, hai tenuto in piedi il Fasano nei momenti di difficoltà, hai trovato il tiro dalla distanza, hai difeso bene, ma tutto questo però non può bastare, bisogna essere più squadra nella gara di ritorno. Normalmente sì, tutti dobbiamo dare il 110% per riuscire a ribaltare il risultato. Ecco, cosa non dovrete rifare, ecco, quale errore dovrete evitare nella gara di sabato contro un Bressano che fa della continuità, della determinazione, della ferocia agonistica e dell'organizzazione di gioco, soprattutto in difesa, le sue caratteristiche peculiari? Sì, l'hai detto tu, dobbiamo essere più organizzati, più cinici, ridurre al minimo gli errori, stare concentrati e niente di più. Perché nulla è compromesso? No, assolutamente no. Bene, grazie Venturi. Spazio Rai al vincitore di giornata, è il primo tempo di questa semifinale scudetto, si va al riposo sul più 3 per il Bressano, è un parziale, un vantaggio che ti lascia sereno in vista della gara di ritorno, hai qualche rammarico? No, sereno no proprio, ma neanche rammarico, certe cose abbiamo sbagliato un po', certi tiri oggi, ma guarda, abbiamo vinto di 3, ma lì dobbiamo andare a giocare la partita e non difendere il risultato proprio. Senti, è stato formidabile l'approccio del Bressano, di contraltare il Fasano ha avuto un approccio molto molle e lì subito dai primi minuti si è capito che il Bressano era in giornata, era in partita e poteva realizzare l'impresa. Sì, veramente siamo entrati in campo proprio con tanta voglia, grinta, e lì è mancata un po' anche concentrazione di certe cose, forse troppa grinta, troppa voglia, ma alla fine grazie a questo è arrivato anche il risultato, così credo che dobbiamo andare lì e anche giocare proprio con questo approccio della partita di oggi. Non è stata però una grinta contagiosa, ad esempio Senta, un giocatore molto importante nell'economia di gioco
del Pressano ha avuto invece un approccio non particolarmente brillante. A tutti i giocatori sono improntati, non sento anche altri, tutti quelli che sono entrati in panchina hanno dato quello che possono dare, qualcosa anche di più, veramente tipo Dantino che è entrato, ha fatto tante cose positive lì, movimenti, tutto questo. Dunque no, per me un giocatore non fa differenza, è la squadra che fa la differenza. Ecco, quale dovrà essere la squadra che affronterà sabato il calore, il pubblico e anche la voglia di riscatto del Fasano? Ma sicuramente Fasano è una squadra che gioca in casa con tanta voglia, grinta, e va bene, ma anche noi andiamo lì, è campo 20x40, 7 contro 7 si gioca e basta. E sicuramente abbiamo dimostrato quando abbiamo giocato lì a campionato che davanti a un pubblico così caloroso e bravo come Fasano abbiamo avuto voglia anche noi di giocare bene proprio. Bene, grazie. Branko Dumlić, appuntamento a sabato per gara 2 di semifinale scudetto in compagnia di Gionco, tra i trascinatori di un Pressano mai domo, capace di ribattere colpo su colpo. Avete mantenuto una linearità di gioco per gli interi 60 minuti e questa continuità alla fine vi ha premiato. Sì, come hai detto te, abbiamo tenuto sempre il nostro ritmo, siamo partiti bene. Molto bene. Abbiamo cercato di imprimere il nostro ritmo veloce in attacco. Dopo Fasano ha alzato un po' la difesa e lì siamo entrati un po' in difficoltà. Però dopo abbiamo ricominciato a giocare il nostro gioco e siamo riusciti piano piano a conquistare gol dopo gol. Ecco, è un parziale, questo è il primo tempo, no? Perché in pratica si va al riposo sul più 3 per il Pressano. È un vantaggio che vi lascia sereni? È un vantaggio importante? O credi che veramente bisogna completamente cancellare questa partita, si riparte dallo 0-0? No, ci dà fiducia in noi stessi. Dopo la gara 2 si parte da 0-0, perché un più 3, sai bene anche te che a pallamano lo puoi girare in 2 minuti. Però abbiamo la consapevolezza di andare giù e fare la nostra partita, quello sicuramente. D'altronde già di recente lì a Fasano avete realizzato una grande impresa, una vittoria nettissima, ai danni di un Fasano che probabilmente era in una fase non particolarmente brillante. Il Fasano che avete affrontato oggi rispetto a quel Fasano? Beh, è cambiato sicuramente la mentalità, dopo era nel momento peggiore della stagione la partita che l'abbiamo affrontati. Però adesso sicuramente recupereranno Ricobelli e Rubino in casa e sarà secondo me un'altra partita. E noi andremo giù e ce la giocheremo a faccia sicuramente. Ecco, come del resto avete già fatto in Puglia in occasione della storica Final Eight. Ecco, è un Pressano che è già pago di quello che è stato fin qui il cammino, una Coppa Italia in bacheca, una semifinale raggiunta senza particolari patemi, una vittoria anche in gara 1. È un Pressano già pago o ancora avete fame? Ma no, sicuramente abbiamo fame, quello sicuramente. Dopo la Coppa Italia è arrivata inaspettativamente, perché forse ci hanno aiutato un po' anche i sorteggi e tutto, però ci siamo conquistata sul campo. Adesso andiamo giù convinti di poter fare un bel risultato. Bene, grazie Gionco. Dunque Fasano particolarmente agguerrito, a un Fasano agguerrito risponderà un Pressano che ha ancora voglia di impresa, e sarà veramente un'impresa dovesse riuscire a vincere o quantomeno a non perdere alla Palazzinzi, dove sicuramente sabato il Pressano troverà un'atmosfera davvero molto molto calda, ma soprattutto troverà un Fasano agguerrito, deciso a conquistare la sua ennesima finale del scudetto. Tutto qui da bordo campo per le conclusioni, la linea a Matteo Aldamonte e a Sergio Palazzi. Noi ci ritroveremo sabato sera dalla Pala San Giacomo di Conversano per gara 2 tra Conversano e Bolzano, e poi ricordiamo domenica la finale scudetto, gara 1 di finale scudetto femminile tra la Iomi Salerno e il Conversano, l'Indeco Conversano. Linea Matteo Aldamonte. 24-21, grazie Marcello, 24-21 il Pressano batte la Junior Fasano, ma come diceva Marcello Festa l'appuntamento è sabato sera 20:45 Conversano Bolzano. Sergio, si riparte dal 29-29, siamo destinati a divertirci.
in entrambi i casi sabato in Puglia ci si divertirà sia alla palestra Zizzi che al Pala San Giacomo, noi in diretta TV con Conversano Bolzano, assoluta parità. E poi domenica 20:30 la finale scudetto della Serie 1 femminile, gara 1, Conversano contro Salerno. Dalla Palavis di Lavis è davvero tutto, vi ricordo il punteggio: Pressano 24, Fasano 21. Grazie a Sergio Palazzi. Grazie Matteo, buona serata. E grazie a voi per averci seguiti, buon proseguimento con i programmi di Sport Italia e buona pallamano a tutti, alla prossima!